Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2017. Siamo al Gran Premio di Silverstone. Andiamo a sentire la nostra segretaria che ci dice. Volevo farti sapere cosa si aspetta il team da questa gara. Buona fortuna. Allora, l'obiettivo è settimo e battere Kimi Raikkonen, che è il nostro nuovo rivale in qualifica. Siamo in svantaggio perché l'obiettivo, come detto, era battere Kimi Raikkonen e arrivare almeno noni. Siamo arrivati quinti, quindi un obiettivo per la scuderia ok, non quello del rivale perché Raikkonen ha fatto un giro più veloce di noi. Assetto questa volta da asciutto, anche se in gara dovrebbe essere un po' asciutto, un po' bagnato, ma partendo con l'asciutto ho detto vabbè, andiamo con l'asciutto, poi vediamo come procede la gara. Ricerca e sviluppo, avevamo investito quei 500 punti per migliorare il nostro telaio. Adesso sto pensando un po' di cose, sia migliorare la prestazione, però anche per quanto riguarda le componentistiche. Noi andiamo a consumare tantissimo il motore a combustione interna, che è una parte fondamentale. Questo qui un po' meno, 57% rispetto a questo del 71%, e anche un po' il turbo compressore a 62%. E questi, sia il turbo che il motore a combustione, naturalmente sono componenti fondamentali, e in realtà abbiamo ancora un bel po' di gare da fare, quindi quasi quasi stavo pensando di andare a migliorare la resistenza del motore. Perché? Perché ragazzi, se poi arriviamo a fine campionato che dobbiamo essere arretrati di un tot di posizioni dalla griglia di partenza, cioè riperdiamo tutto quello che magari possiamo guadagnare con una leggerissima prestazione di più dell'auto. Quindi per la ricerca e sviluppo andiamo a investire altri 500 punti per quanto riguarda il motore. Dai, motore a combustione interna ci sta, se no non arriviamo alla fine ragazzi, conviene fare questa cosa, poi forse anche il turbo, non lo so, vedremo. Comunque sta di fatto che possiamo andare in gara, l'assetto questa volta sembrava abbastanza bilanciato, certo dobbiamo vedere poi se effettivamente arriverà la pioggia o meno. Questa volta andiamo per... cioè si spera che sia asciutto all'inizio, sì. Poi vedremo durante il Gran Premio. Comunque un'altra cosa che alcuni avevano notato parecchi Gran Premi fa, quello di Monza, siamo quasi alla partenza ed piazze ecco come nere, si configura la griglia di oggi. Vabbè, a parte Lewis quella Hamilton che non ha parte senso, dalla pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Raikkonen, una Williams e Ricciardo, Verstappen, Perez, Massa e Nico. Ok, come non detto, vedendo quella del riquadro qui nell'anteprima, mi era venuto in mente durante le qualifiche che potessero essere le nuvole, perché rispetto alle prove libere dove non c'erano nuvole, nelle qualifiche c'era qualche nuvola e qualche chiazza nera, però lì avevamo un rettangolo, quindi non lo so, però in linea teorica va bene. Comunque andiamo a mettere la benzina per almeno 3 giri, 13 giri e qualcosina in più, dai, e vediamo in base a come ci dovremmo fermare un giro prima. Dovrebbe arrivare un pochino di pioggia, come vedete, proprio nel finale di gara. Non lo so, vedremo. E sta di fatto che per il momento la strategia è questa. Concentriamoci adesso per la partenza qui al Gran Premio di Silverstone. Che cazzo è successo? Perché questa partenza balorda? Ma balorda come poche. Non so cosa sia successo, fortunatamente la nostra cattiveria ci permette di riprenderci la posizione, ma forse avevo i giri del motore troppo bassi, si è un attimo affondata quando possibilissimo. Che partenza di merda, fortunatamente poi siamo ributtati subito a testa bassa, eh. Comunque, attenzione a Kimi, che è il nostro rivale. Ce l'abbiamo qui davanti. E come sempre il motore della nostra Williams ha il suo perché, però quando siamo in scia, attenzione a non perdere carico aerodinamico. Qui approfittiamo della scia.
Adesso c'è una fase in cui ci sono un po' di gran premi che non sono a noi, almeno per il mio gusto, molto favorevoli, però. In Austria è andata male, causa tempo e la nostra mancanza di controllo delle previsioni. Vediamo qui invece che riusciamo a combinare. Occhio, non bloccare. Metto un po' di miscela grassa in queste fasi, così riusciamo a star dietro a Kimi. Sto puntando un pochino anche sull'affidabilità della Williams, ragazzi, come detto, perché riusciamo a qualificarci abbastanza bene, quindi è un peccato partire poi arretrati di tutte quelle posizioni. Anche perché poi non si sa mai se facciamo qualche stagione in più di Williams, non lo so. Calcolate che possiamo farne 10 di stagioni, diciamo la carriera dura 10 stagioni, poi naturalmente possiamo decidere noi, però se fermarci prima o meno. Quest'anno vorrei giocarmelo un bel po'. Kimi forse neanche più di Bottas, eh. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Noi più o meno siamo lì lì. Qua stavamo per perdere controllo. Quel DRS, vabbè, lo usiamo tutti e due, quindi attenzione anche a Ricciardo. Sembra una gara molto combattuta questa qui a Silverstone. La grassa, ma forse Kimi ce la fa, noi no. Bottas ha avuto un problema, però noi proviamo ad approfittarne, ma non ce la facciamo. Felipe sta effettuando una sosta, sosta per Felipe. Quindi doppia sosta probabilmente. Qui abbiamo rischiato tanto, ma se non ci togliamo Bottas, Kimi non lo riprendiamo più. Ed è lui il nostro rivale, quindi. Allora, questa volta ci ha consigliato di rientrare adesso in base a ai test che ho fatto durante durante le prove libere, quindi forse ci potrebbe stare. La sosta adesso. E se invece proviamo il giro successivo? Non lo so. Proviamo a continuare. Perché lì abbiamo perso un po' causa sorpasso su Bottas, non propriamente agevole.
però Kimi va, eh. Cioè adesso che è diventato il nostro rivale, si sta mettendo sotto Kimi. Il distacco dalla vettura davanti è 1,5 secondi. Se riusciamo a ribeccarlo un pochino. Allora, rientrando dopo, possiamo magari evitarci un po' di traffico. Non lo so. Ci potrebbe stare qualcosa. Come stanno le gomme? Aia. Seguo Kimi. Magari non prendendo ricordo che sarebbe meglio. Vabbè, adesso rientriamo perché penso che stiamo perdendo, sì. Su botta sicuro. La grassa anche qui. Lì non abbiamo molto carico per fare una buona traiettoria in realtà, ma come sempre puntiamo un po' alla velocità che ci è utilissima a noi. Insieme a Kimi. Stavamo per frantumarci male, ma va bene. Rientra anche Bottas, quindi occhio. Occhio qui alla ripartenza, all'uscita dai box. Mi raccomando, veloci al pit. Cazzo. Non mi hanno dato la luce verde. Siamo dietro a Kimi e adesso dovrebbe passare Hamilton e Vettel in linea teorica. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quelle erano. Aia, ho visto qualche goccia o sbaglio? Capito, ma fammi. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Perché è entrata la safety car? Chi si è schiantata? Forse Vettel proprio, perché Vettel doveva star davanti a Kimi. Ok, la safety car sta per rientrare. Noi qua siamo lì al limite. Non mi voglio far fregare stavolta. Subito. È uscita la bandiera verde, quindi non dobbiamo aspettare l'arrivo sul rettilineo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Edizione. Abbiamo tirata un po' lunga, ma dobbiamo assolutamente superare
lì Kimi, cioè in realtà dovevamo superarlo anche prima, perché questo ha fatto scappare Hamilton e adesso abbiamo anche Bottas alle calcagna. Mantengo la miscela grassa che ci dà più prepotenza, l'accelerazione in generale, più prestazione, quindi non vorrei perdermi Hamilton, non vorrei neanche farmi fregare da Valtteri Bottas. Con queste gomme abbiamo un po' meno tenuta, quindi adesso dobbiamo calcolare anche questo. Felipe ai box, ripeto, sosta per Felipe. La distanza da andava per le due soste, quindi ci sta. In realtà mi preoccupa più Bottas qui dietro. Aia, inizia a piovere. Mancano poco più di due giri, però non lo so. Forse potremmo essere noi quelli un po' più penalizzati dalla pioggia, perché onestamente abbiamo delle difese, siamo troppo sportiveggianti, quindi facciamo derapare un po' troppo la vettura. Il DRS, però sta iniziando a piovere forte, onestamente. E occhio perché Bottas si è un po' allontanato, però fasi difficili queste nel finale del Gran Premio di Silverstone, dopo che è scomparso Vettel. Probabilmente, vabbè, non avrò letto qualche comunicazione perché ero concentrato alla guida. Ma già dalle marce alla puttana di tua madre. Tutto bene? È stato un brutto colpo. Già dalle marce consigliate è bagnato, perché la prima che ce la faceva fare in ottava, adesso la sesta ci ha consigliato. Vedete, noi non la riusciamo a reggere rispetto a loro, che evidentemente hanno meno problemi. Ce la faremo a fare un altro giro in queste condizioni? Non lo so, eh. È abbastanza complicato. Sei all'ultimo giro. Ho capito, ma è una parola.
parole. Siamo più sul dirt rally qui. Bella. Non si regge più. Questi come fanno ad andare così a bomba, non lo spiegate? Non lo so. Acquazzone, ma voglio andare pianissimo perché non vi rendete conto quanto scoda. Magari lo vedete. Ah, Vettel adesso si è ritirato. Ok, siamo arrivati con estrema difficoltà. Guarda là. Però, vabbè, volevo vedere un pochino come... Comunque, secondo posto, ottimo. Siamo stati molto aggressivi nella prima parte di gara, anche dopo la safety car, soprattutto con Kimi, ma c'era anche la rivalità, quindi per forza. Nonostante poi Silvestro non è che mi garbi Luca, più di tanto. Qual è stato il segreto di questa vittoria? Oggi senza dubbio la safety car ha cambiato le carte in tavola. Il segreto del suo successo è stato mantenere la calma e reagire con prontezza. In passato abbiamo visto team buttare via la vittoria per un'esitazione di troppo, mentre la determinazione che abbiamo visto oggi ha permesso loro di passare in vantaggio. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio eccellente. Vabbè dai, ci è andata di lusso comunque. Certo, il flash ci ha dato che là ce ne eravamo andati proprio a muro pesantemente, ma... E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Ottimo risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Ah, senza dubbio Lewis Hamilton. È stato veloce e deciso, come deve essere un vero campione. E ora vediamo la classifica costruttori. Vettel, i punti di vantaggio della Mercedes sugli inseguitori aumentano. Problematica la situazione. Siamo arrivati al termine di questo weekend. L'appuntamento è per il prossimo. Ok, allora adesso dobbiamo aspettare l'arrivo del miglioramento della resistenza del motore, che ci può aiutare alla lunga, anche se sto notando che ci sono meno retrocessioni rispetto alla scorsa stagione, quindi probabilmente anche gli altri stanno migliorando dal punto di vista della resistenza della componentistica, perché arrivati a questo punto molti già avrebbero, cioè l'anno scorso se non sbaglio, arrivati a Silverstone già c'era stata qualche retrocessione quella, invece quest'anno molte meno, e quindi calcolando che stanno migliorando anche loro dobbiamo puntare anche a questo. Comunque abbiamo una buona reputazione su tutti tranne Mercedes e Sauber, vabbè, perché la Sauber l'abbiamo lasciata, quindi magari si è sorpresa un attimino. E ok. Ehi, domanda veloce. Ti trovi bene? Ah, sei felice? Addirittura. Beh, per ovviamente metà campionato. Lo spero tanto, ma hai altre opzioni se sei interessato a una nuova sfida. Fammi chiudere la porta. Questa però per la stagione in corso, se non sbaglio, che in realtà non ci dovrebbe essere però. Beh, le cose sono andate avanti da allora. Queste sono tutte le offerte per te. Tu non devi fare niente. Ma pensaci su. No, vabbè, onestamente, qualunque sia l'offerta, la Williams almeno una stagione la voglio concludere, se non di più. Cazzo, c'è la Ferrari. Ok, vabbè, ce lo richiederà più avanti, no? Ah, qui addirittura ci fanno diventare primo pilota perché è una affiliata. Ok, ma Mercedes anche no. Come detto,
Ferrari sì, però dalla prossima stagione, eventualmente, se non rimaniamo in Williams. Già da adesso no, dai, siamo alla seconda stagione, quello è il nostro obiettivo principale, arrivare in Ferrari. Poi, come detto, abbiamo eventualmente 10 stagioni in corso, quindi non è detto che ci facciamo un po' con la Williams, poi se arriva la chiamata della Ferrari andiamo in Ferrari, se riusciamo a migliorare e farla vincere non è detto che poi non andiamo in un team di merda e giriamo così un po' da vagabondi, perché vorrei provare un po' più auto, onestamente. Però almeno una stagione a team, ragazzi, onestamente voglio farla. Quindi la Williams mi sta piacendo come auto, quindi non vorrei lasciarla al momento. Per quanto è allettante l'arrivo di un'offerta da parte della Ferrari, però per il momento, poi magari non ci arriverà l'offerta a fine anno, non lo so. Però al momento resto come primo pilota della Williams. Ci arriva anche un'offerta per quanto riguarda le classiche con McLaren del 2008 e McLaren del 98, tutte e due già fatte, quindi ci guardiamo. Non lo so, vedremo. Comunque ragazzi, come sempre fatemi sapere la vostra. Non so, voi che avreste fatto? Avreste già cambiato team a metà stagione o almeno l'avreste conclusa una stagione in Williams? Io non solo voglio concludere una stagione in Williams, ma vorrei anche, non lo so, mi sta balenando l'idea anche puntare a riportarla ai fasti di un tempo, perché la Williams era uno dei team cazzutissimi, cioè da tantissimo tempo. So che negli ultimi anni magari non si sta sentendo molto la Williams, però ai tempi era una gran macchina. Parliamo di Mansell, perché va bene, comunque mi piacerebbe portarla un pochino più in alto di dove è ora, e ci stiamo riuscendo, quindi almeno una stagione la concluderei. Comunque, come detto, il nostro obiettivo sarà sempre quello di arrivare in Ferrari, migliorarla un pochino, far bene, visto che difficilmente ci siamo riusciti nelle gare di Formula 1. Quest'anno vorrei puntarci, tanto abbiamo 10 anni e stiamo andando anche abbastanza velocemente con i video, diciamo, li sto portando costantemente. E non lo so, come detto, fatemi sapere la vostra, come sempre lasciate un like, condividete, seguitemi sulla pagina Facebook, secondo canale Twitch per le live. Ci vediamo alla prossima. Allora, saluto a tutti da quel tale Ale.